primo video del 2014 con voi. Tanto speriamo tutti in un buon 2014. Dobbiamo guardare con fiducia al futuro, considerando i tanti problemi che ha ancora questo paese e che dobbiamo affrontare con grande serietà, facendo fatti e non parole. Avviamo questo primo confronto, questo primo video con voi, su il tema di grande sensibilità che ha visto fine anno, inizio anno, il dibattito ingrandirsi, aumentare di intensità nella nostra regione e anche nel paese, sul tema della terra dei fuochi. Beh, su questo io voglio precisare in maniera con orgoglio anche, chiara, noi abbiamo le carte in regola per affrontare questo problema. Non siamo i politici di ieri. Non siamo origini del dramma che c'è stato, benché lo siamo tutti responsabili, di un dramma che ha 30 anni di storia, o meglio, svolto e avuto il suo epicentro circa 30 anni fa, con lo sversamento, con lo stupro di quella parte del nostro territorio, piccola ma per noi grandissima. È l'1%, molto meno anche dell'1% del territorio della nostra regione, però è l'emblema del male che dobbiamo estirpare ed essere credibili per farlo. Noi quando ci siamo insediati nel 2010, nel silenzio generale, oggi sono tutti a parlarne, non ne parlava nessuno o pochissimi, i magistrati, le forze di polizia che hanno indagato con grande efficacia e responsabilità del male che hanno causato, camorristi, disattenzione della politica e tante tante cose. Noi abbiamo le carte in regola perché dal 2010 abbiamo risolto i problemi, abbiamo iniziato a trovare i fondi, abbiamo predisposto leggi, abbiamo pianificato. Il problema è serissimo, non si può risolvere in un giorno. Dare risposte ai cittadini, i cittadini sono stati protagonisti, i giovani. La Chiesa, la mobilitazione straordinaria di un popolo indignato che vuole difendere il proprio ambiente. E cosa manca che dobbiamo aggiungere? La legge speciale c'è, miglioriamola. Dialoghiamo con i cittadini, nel nostro sito in rete mettiamo tutte le proposte, abbiamo messo in queste ore anche tutte le proposte emendative della legge, vogliamo sapere la vostra opinione, bisogna partecipare, discutere, la politica non si può chiudere in una stanza, deve risolvere e dialogare. Con questo spirito e con le carte in regola ho accettato un confronto che mi ha molto arricchito, perché il confronto è la cosa seria che le istituzioni devono fare continuamente. L'ho fatto nella chiesa di Don Patriciello, che ringrazio, ringrazio tutti i cittadini, in un confronto serrato, lungo, dove ci abbiamo dialogato, discusso tra istituzioni e cittadini, abbiamo trovato tante cose in cui siamo d'accordo, tantissime dove ci sta sfiducia, dove ci sono dialettica, dove possiamo dire che non siamo ancora tutti convinti della soluzione. E non voglio, non penso di andare lì e discutere per dire devo convincere per forza tutti. In democrazia si possono avere opinioni diverse, è importante sapere che quel problema lo dobbiamo affrontare tutti insieme, lo dobbiamo risolvere tutti insieme. Quindi non ho timore di confrontarmi, ma credo che sia stato molto utile in quel confronto che abbiamo avuto, quel dibattito che abbiamo avuto in chiesa con Don Patriciello e con i cittadini. Però manca in questo nostro affrontare questo tema un tassello che per me è essenziale. Come rappresentiamo, come anche la comunicazione, l'informazione, e vado nel merito anche di servizi televisivi che poi rappresentano questi momenti di confronto, che sono un pezzo di cronaca, ma sono anche poi elementi di fatto, di proposte e di confronto con i cittadini. E su questo chiaramente c'è purtroppo tanto da fare perché oggi l'esempio che voglio portare di questo nostro primo video, di questo mio primo video con voi, è proprio questo tema della informazione. Dalla prima cosa che mi viene, dice, ma hai visto alcuni servizi televisivi? Ha avuto immediatamente un'azione di indignazione, non voglio arrivare a tanto. Indignarsi devono essere eventualmente i cittadini che hanno partecipato al confronto, al dibattito, che hanno fatto le domande, che non hanno potuto avere la voce, o almeno non da alcuni non hanno avuto la voce. E mi riferisco in particolare a un servizio televisivo della Sette. Evidente, non è il mio costume mettere in discussione la libertà di stampa e la scelta di ogni emittente di prendere una linea piuttosto che un'altra, tra l'altro rispetto Ruotolo, un grande giornalista e un emittente che fa inchieste, che chiaramente si confronta anche col mercato, perché capisco che poi alla fine c'è la rincorsa agli ascolti. Però credo che l'informazione, soprattutto in questi momenti difficili, deve avere maggiore responsabilità nel momento in cui racconta un fatto, perché il fatto è fatto d'azioni, da
situazioni di cronaca, di discussione, di merito, soprattutto di merito. E quindi su questo, senza che io aggiunga altre parole, credo che soprattutto quello che è stato rappresentato venga meglio descritto da come l'informazione affronta questo problema, e non do un giudizio, però chiedo a voi chiaramente di avere l'attenzione di seguire questi servizi. Sono le 8 del mattino e in questa chiesa di Caivano il presidente della regione ha accettato di incontrare i cittadini. Ci sono gli agricoltori che chiedono garanzie sul loro futuro, i cittadini che non vogliono la militarizzazione del territorio, i movimenti che sono contrari al nuovo inceneritore di Giugliano. Sono Pina, la mamma di Tonia. Mia figlia è morta 3 mesi fa. Io volevo chiederle, vorrebbe venire con me in ospedale? Per vedere tutti questi bambini, ne sono tanti. Penso che si stia perdendo un po' troppo tempo. Solo questo voglio dire. Presidente, prima che va via ci spiega sinteticamente cosa ne vuol fare delle ecoballe? Ma non la regione, non la regione. Perché lei non la sente come una responsabilità della regione anche quella delle ecoballe? Ma no, tanto è vero che stiamo intervenendo con l'Europa e con il governo. Come state intervenendo? Ci sta una legge nazionale, c'è una direttiva europea, una legge nazionale, ci sono già indicazioni e procedure. E per fare cosa? Ne parliamo con calma. Perché il dubbio è questo, perché la provincia continua a parlare in inceneritore. Voi avete fatto il bando, no? Avete anche pagato un commissario per poterlo pubblicare e adesso non ne parlate più. Presidente, un progetto ce lo può dire cortesemente? Presidente, è brutto che non dica nulla, le province praticamente si stanno smantellando, il ministro dice fate una proposta alternativa e lei non vuol rispondere. Non ha risposto a nulla, non ha risposto sulla salute. Ascolta, non ha che deve scrivere, sta qua, rispondi, sei un bandito, non c'è mai incontrato, ci hai fatto picchiare sotto la regione più volte quando chiedevamo un incontro, oggi che siamo scesi in piazza, non fai conti con quello che abbiamo detto, non se ne fotte che abbiamo messo 100.000 persone in piazza tutti comitati, fanno un decreto dove non cagano nulla, tornano i militari qui, che servono solo a controllarci, a controllare i patenti, ma non risolvono il problema, e questi qua, no, ma non è che siamo d'accordo, non se ne deve andare così, perché ci hanno stancato, è una presa in giro, il biocidio esiste o non esiste, tu gliene posto bene la domanda, se esiste ti assumi le responsabilità, se non esiste lo stai negando, te ne devi andare, a calci in culo. Devi ritirare il bando! Non hai risposto a nulla! Che ha segretato tutte le dichiarazioni, ha chiuso gli ospedali e la sua bolla di cadavere distrutta. Buon pomeriggio, in apertura lo sentivate dai titoli, ancora una volta la terra dei fuochi, incontri tra il governatore Caldoro e i rappresentanti dei comitati dei comuni della terra avvelenata dai rifiuti. L'incontro in un luogo simbolo, la parrocchia del Parco Verde di Caivano con il parroco antiroghi Don Maurizio Patriciello. Letizia Cafiero. Gli agricoltori chiedono fate presto con analisi e mappatura dei siti, i cittadini, i comitati vogliono il dialogo, la chiarezza, più di 2 ore e mezza di confronto, schietto, serrato ma tranquillo, da un lato il presidente della regione Stefano Caldoro, dall'altro i cittadini del coordinamento comitati fuochi, il governatore accetta l'invito di Don Maurizio Patriciello e di prima mattina arriva nella parrocchia del Parco Verde di Caivano, al presidente della regione il coordinamento consegna un documento, il nodo centrale, il nuovo decreto legge sulla terra dei fuochi che i comitati trovano carente su diverse questioni, prima tra tutte risorse e mezzi per le forze dell'ordine non previste nella norma. Dall'incontro confronto emerge chiara la volontà dei comitati di avere un dialogo continuo con la regione. L'oncologo Antonio Marfella dice finora i rapporti della regione con i comitati sono stati zero, invece dobbiamo lavorare insieme. Raccoglie e rilancia il presidente Caldoro, serve un metodo, dice, scegliete dei portavoce. Poi il presidente assicura, il capo dello Stato segue con attenzione la vicenda.
Calenda. Qui, dice ancora il presidente della regione, c'è stata una guerra, un bombardamento. Le responsabilità sono diffuse, aggiunge, ma i primi a dover controllare il territorio sono i sindaci. I sindaci qui non esistono, risponde con rabbia Don Maurizio Patriciello, e invita il presidente a fare un passo in più, ad andare oltre le sue competenze per stare vicino ai cittadini della Terra dei Fuochi. Un dramma nel dramma, quello degli agricoltori. Subito, dicono, analisi dei prodotti e mappatura dei siti. Non sono mancati momenti di tensione, ma ai pochi che contestavano il presidente Caldoro, Don Patriciello, allontanandoli, ha detto: andate via, non serve urlare, noi continueremo a dialogare con le istituzioni. Questi sono i due servizi della 7 e della Rai, descrivono lo stesso giorno, raccontano i fatti dello stesso giorno, forse con angolazioni diverse. Ecco, il rischio reale per l'informazione è strumentalizzare, non voglio arrivare alla parola manipolare, ma non è il Presidente della Regione che chiede il diritto di replica, perché io abbia dato la disponibilità sempre, la continuo a dare, a partecipare a ogni trasmissione, anche la più difficile e la più dura. Ma credo che dobbiamo ai cittadini che affrontano questo tema in maniera così difficile in quella terra, con il dramma, con la paura, che ci sia un'informazione sempre completa, seria e corretta, che racconti i fatti difficili, duri per la politica, senza sconti, ma dobbiamo questo rispetto ai cittadini che vivono lì, a noi campani che affrontiamo questo problema.